si potesse ricevere che la Coca-Cola riceve. Quando sarà felice, si tu sapesse di si potesse sentire che la Coca-Cola sente. Esiste eternamente, vorrei restare con te, ancora sapevo scrivere, ancora un alfabeto, e come un poeta che non sapeva cantare, sembro io sposta per voi. Lo puntami da tipo, mettere un buon giudice, tu non c'è testa, e tu costai a sentire, non vuoi apprezzare, come succede spesso, e a te io felicità. Se tu sapessi non esiste alcun pregiudizio, alcun dubbio. Non esistono strategie culturali, politiche, sociologiche. E quindi non esiste motivo alcuno per non raccontare ancora una volta l'unica, la più grande ed entusiasmante storia d'amore che sia mai stata scritta. Gli astri contrari, le faide familiari, gli odi, una certa sessualità strisciante. E al centro di tutto questo, il cuore. Quest'organo fatto a forma di pera capovolta. Il cuore. L'ultimo ad abbandonarti. Shakespeare. Ed io, un classico fatto da un classico. Stavolta gli diamo una storia che conoscono bene. Solo amore puro. Certo, è proprio bravo. Pensa a fardelli letterari, balzelli da pagare a maestri davanti ai quali genuflettersi, no? Non ha un'idea, si capisce. Qualcuno di voi starà pensando che io non ho un'idea. Magari così costa meno. Per mettere in scena per l'ennesima volta Romeo e Giulietta. Bene, io a quelle anime perse dico che un'idea io ce l'ho. Perché è questo quello che deve fare un vero artista. Spostare l'ottica e guardare il mondo con i propri occhi. Bene, Federico ha sempre questi modi eccentrici ed effetto per raccontare i suoi progetti. Divertente, ma... Ma? Ma non credo che abbia un'idea per fare un altro Romeo e Giulietta. D'accordo, non ho mai fatto Shakespeare, ma si tratta sempre del Porrini, un grande regista e della prima in esclusiva al Festival di Spoleto, no? Il suo ultimo spettacolo era tremendo, aspettando Godot con l'autotune. Dai, per favore, arretta. E se prendessimo degli attori famosi? Allora... Federico Landi Porrini è stato un grande regista, un innovatore. Noi tutti gli dobbiamo qualcosa. Ha inventato un linguaggio negli anni Ottanta.
Il suo Don Chisciotte era davvero un capolavoro. Ma adesso non credo che sia una questione di attori. Francamente ho l'impressione che il problema sia proprio lui. Allez, Giselle, arriva. Vite, vite. Emma! 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 Ciao, Fede. Ti prego, Emma, ti prego. Spoleto è molto importante per me. Quest'anno abbiamo tutti eventi. Io non posso davvero metterci dentro questo spettacolo. Mi dispiace, Fede. Anche questo è un evento.